Giovanni Maria Bloch, presentati e presenta anche i tuoi musicisti. Vabbè, io sono Giovanni Maria Bloch, sono un flautista, compositore e tento di essere un buon cantautore. Loro sono la mia band di Masnada che mi seguono un po' ovunque vado a cantare. Alessio Strazzullo, basso elettrico. Lorenzo Villa, batteria. Gabriel Dario, chitarre varie. Roberto Porzio, tastiera. Giovanni, con quali brani vi presentate questa sera davanti al pubblico di Musicultura? In sequenza sono La mentalità, Canzone d'Occidente e L'uomo nuovo. Di che cosa parli nelle tue canzoni? Sono tutte e tre delle denunce. Devo specificare ogni canzone? La mentalità è una denuncia in generale alla mentalità del sud Italia, che noi siamo di Napoli, non so se sai, che ci ha accompagnato per questi 20 anni di esistenza e che ci fa un male, sai, come diciamo nella canzone. Poi vabbè, la sentirai, sarebbe un discorso lungo. Canzone Occidente invece mi preme di più, perché è tra le tre che porto stasera, la mia preferita, ed è insomma la storia di un ventitreenne che si trova a guardarsi indietro e vede insomma i bambini di questa generazione crescere tra Pokémon, videogiochi, quindi sì, si guarda avanti e vede trentenni che giocano a fare gli adolescenti, insomma, e si trova in bilico tra queste due generazioni e non sa cosa pensare. Allora dice: beh, sposerommi con una ragazza mora ed insieme marceremo sulla spiaggia, guarderemo il mare, ma la terra non la guarderemo più, insomma. Poi la terza canzone, che è L'uomo nuovo, è la storia di un pazzo che guarisce dalla sua patologia di schizofrenia e spiega al dottore che è felice finalmente perché riesce a fare quello che gli uomini normali fanno, tipo guardare siti porno, oppure riesce a comprare un giornale e a leggere tutte le belle notizie che ogni giorno ci tartassano, e alla fine della canzone, alla fine della storia, preferisce ritornare nella sua patologia, nella sua schizofrenia.